suo predecessore, Papa Benedetto XVI, ha messo in guardia circa il rischio nel dialogo ecumenico di dare la priorità alla collaborazione dell'azione sociale, anziché seguire il cammino più esigente dell'accordo teologico. A quanto pare lei sembra preferire il contrario, cioè camminare e lavorare insieme per raggiungere la meta dell'unità dei cristiani, è vero? Credo che quello che ha detto Papa Benedetto è vero, si deve cercare il dialogo teologico per cercare anche le radici, ma sui sacramenti, su tante cose che ancora non ci siamo d'accordo, no? Ma questo non si può fare in laboratorio, si deve fare camminando, in via. Noi siamo in cammino e in cammino facciamo anche queste discussioni, i teologi lo fanno, no? Ma nel frattempo noi ci aiutiamo, noi, uno all'altro, nelle nostre necessità, nella nostra vita, anche spiritualmente ci aiutiamo, no? E ci aiutiamo nel servizio della carità, del servizio dei poveri, negli ospedali, ma nelle guerre, no? È tanto importante questo. Non si può fare dialogo ecumenico fermi, no. Il dialogo ecumenico si fa in cammino, perché il dialogo ecumenico è un cammino e le cose teologiche si discutono in cammino.